sono tre pedali con un botto di suoni dentro, non ho trovato un singolo suono brutto. Ragazzi, bentornati nel mio salotto. Partiamo direttamente dall'unboxing. Ringrazio tantissimo strumentimusicali.net perché qua dentro ci sono i nuovi pedali Universal Audio. Non vedevo l'ora di provarli. E adesso partiamo da qua. Io oggi poi mi ci metto con calma e li capisco per intero perché sono tre pedali bellissimi, bellissimi. Sbagliamo e poi ve ne parlo. Prima sigla. Pretty Caroline, oh, 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 stone. Col coltello da formaggio, perché non trovo il taglierino. Uno, due. Sono veramente contentissimo. Veramente i pedali che più aspettavo in quest'anno probabilmente. Golden Reverberator, il riverbero. Starlight Echo Station, sostanzialmente il delay. E poi Astra, cioè la modulation machine. E dentro ci sono chorus, flanger e phaser, mi sembra. E adesso andiamo a provare. Li sbagliamo insieme perché... Mamma mia, che bella anche... A partire dalla scatola è tutta una bomba. Ragazzi, quanto è bello. Allora, prima impressione che vi do è di una costruzione spaventosa. Bellissima, proprio livello altissimo. Due in e due out, al centro l'alimentazione. Questo varrà per tutti e tre i pedali. E come potete vedere ci sono tutta una serie di pomellini e levette che fanno tutta una serie di cose che dopo andremo a vedere insieme. Apriamo ancora gli altri due, ragazzi. Uno degli unboxing più belli che ho mai fatto. Che bello, mamma mia, sul canale. Grazie davvero, perché questa è un'opportunità bellissima di poterli provare in anteprima così. Starlight Echo Station, sostanzialmente delay. Ci sono tre modalità che potete vedere descritte qua. E anche questo adesso poi lo andiamo a provare per bene. In ultimo, ma non meno importante, il Golden, che è il riverberator. Quindi sostanzialmente il riverbero. E anche qua andiamo ad aprirlo insieme. Come potete vedere, l'estetica è sempre molto simile, sono sempre sei pomellini sostanzialmente, con una serie di switch che vanno a identificare le diverse modalità di utilizzo. Stacco da qua, li collego, ci gioco un po' e poi partiamo con la demo, ma per voi sarà immediato. Eccoci qua, chitarra in mano, i tre pedali sono pronti qua alla mia destra, partiremo ad ascoltare il delay. Vi dico che però tutti questi suoni, non è che gli Universal Audio se li ha inventati ieri, sono sostanzialmente nati dall'esperienza fatta con i plugin in questi anni. Sono dei plugin software, appunto, che possono funzionare soltanto con le schede audio Universal Audio. Qui l'idea è di portare quell'esperienza lì all'interno di questi pedali. Utilizzo da moltissimo la scheda audio di Universal Audio, la Twin Duo, conosco molto bene quei plugin. Quindi avevo già idea di cosa aspettarmi da questi pedali. Devo dirvi che sono veramente una bomba. E vi dico che hanno la possibilità di richiamare dei preset grazie al pulsante in basso a destra, che tra l'altro, come potete vedere, lampeggia. In questo caso funziona anche da tap tempo. Ci sono sulla sinistra le tre modalità che adesso vado a farvi ascoltare. C'è anche una quarta segreta che vi faccio sentire alla fine. Però appunto le tre modalità sono tre tipologie di delay differente. Partiamo dalla prima, che si rifà sostanzialmente all'Ecoplex. Suono super, avete visto che sono andato a muovere la manopolina, quella al centro, che va a scegliere qual è l'input gain, sostanzialmente la distorsione che è creata direttamente dal pedale, e, o meglio, dalla simulazione dell'input e dal gain dell'Ecoplex che appunto è simulato in questo momento. Sentite? Così, poi ora invece vado ad aumentare questo parametro e sentite, lo metto a cannone, sentite cosa succede. Tutte le ripetizioni sono un pochino più presenti, un pochino più distorte, c'è cioè un pochino di pacca in più, proprio come se ci fosse una distorsione. Bellissimo. Vi faccio sentire cosa fa invece la levettina sulla destra. Praticamente simula quanto è rovinato il nastro. Se la metto tutto verso il basso, sentirete le ripetizioni molto più scure rispetto a prima. Questa è una caratteristica che cambia, cioè o meglio, l'utilizzo di questa manopolina cambia a seconda della modalità in cui siamo. Ci spostiamo adesso nella seconda. In questo caso sto selezionando un delay di tipo Bucket Brigade. Cambia completamente il suono e vabbè, ve lo faccio ascoltare direttamente con questa levettina verso l'alto, che ci permette di avere un pochino di vibrato sul nostro suono, un pochino di modulazione, è molto gradevole.
Se la sposta invece verso il basso, aggiunge un chorus, anche qua molto molto bello. Veramente boom, apertissimo. Tutto questo si rifà ovviamente ai delay, quelli un pochino più vintage. Se vado invece con la levetta verso il basso, seleziono il precision mod, che va invece a simulare un delay digitale, quindi molto 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 più preciso appunto. Come avete sentito, si va più in questa direzione, molto molto più precisa, senza tanti problemi tra virgolette che hanno reso belli i delay vecchi, ma appunto magari delle volte non le vuoi un delay digitale molto preciso eccetera eccetera. C'era un filino di vibrato, potete scegliere tra vibrato e chorus come prima per avere un po' di modulazione carina. Vi faccio sentire l'ultima velocissimamente perché è un po' più ambientale e mi piace tanto, e poi passiamo ai riverberi. Per selezionarla torno in su finché non diventa verde e suona così. Disattiviamo adesso il delay e attiviamo invece il riverbero. Modalità in alto con un decay magari un pochino meno lungo. Quella in alto, come potete leggere, è uno spring reverb. Si rifà sostanzialmente ai suoni degli anni 60, di nuovo in ottica un pochino Fender e giù di lì. Metto la levetta sulla destra, qua, sulla B, e ottengo un suono un pochino più morbido. Come avete sentito è un po' diverso, un pochino meno presente, un pochino meno davanti, dipende da cose che volete ottenere. Ultima posizione, quella verso il basso, e potete ottenere un suono un pochino più ambient. Suono successivo, il plate, un modo molto molto vecchio, si usava negli anni 60 per in realtà già simulare il riverbero. Corti, andiamo, ve lo faccio ascoltare, su qualcosa di un po' più rock. Poi
Qualcuno di voi potrebbe dire, sì, ma ci sono un pochino troppe frequenze acute, nessun problema, ci sono le due regolazioni, vedete, bass e treble su qua sotto sostanzialmente. Io su questi suoni in particolare andrei a togliere un pochino di frequenze acute perché erano veramente molto, molto, molto aggressivi da questo punto di vista. Vado sull'ultima modalità, cioè quella all. Era veramente molto presente sulle frequenze basse, insomma qua di nuovo potete andarvi a costruire il suono che volete, veramente molto belli tutti i suoni, veramente molto belli. Passiamo adesso all'Astra per farvi sentire ancora le modulazioni, tanta roba anche qua. Chorus, flanger, phaser e tremolo sono gli effetti inclusi dentro l'Astra, come prima si scelgono comunque da qua a sinistra, di nuovo con tutti i pomellini possiamo andare a cambiare profondamente la sonorità, partiamo dal chorus. Quando sono andato a cambiare da A a B, ho cambiato da chorus a vibrato, però sostanzialmente è una specie di chorus che si sente un po' di più, per dirla un pochino più brevemente, ha anche un po' di modulazione sull'intonazione della nota, però fatto sta che si sente un po' di più, molto bello. A me solitamente, lo sapete, il chorus non piace, questo è veramente, veramente, veramente bello. Super anni 80, ma veramente bello. Flanger. Breakout dei Foo Fighters, pezzo fighissimo che nasce proprio intorno al flanger. Devo dire che c'è anche una seconda modalità che va ad aggiungere un sostanzialmente un doubler, che è un effetto che si usava parecchio tempo fa, c'era un effetto rack di forse di MXR che lo faceva. Comunque sostanzialmente viene fuori questo suono qua, sembra quasi un chorus, un mega chorus. Come sentite è un suono molto 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 spaziale. Vado sul tremolo, lascio acceso lo spring reverb che ho in questo momento sul Golden per far sentire dei suoni super anni 60. Bellissimi, bellissimi, bellissimi. Sonorità super 60, potete andare a modificare in mille modi diversi il tremolo, potete mettere con l'onda più morbida, più quadra, più presente, meno presente, potete fare quello che volete. Phaser. Allora, questa sonorità è tipica del phaser, anche qua potete andarla a tweakare in mille modi diversi. Sono tre pedali con un botto di suoni dentro, non ho trovato un singolo suono brutto. La cosa molto positiva, secondo me, è che sono completamente, completamente manuali nella gestione. Non ci sono schermetti, schermini, menu, roba di questo tipo, che sono veramente, secondo me, un po' noiosetti da usare, a me non piacciono tanto. Qui, tac tac, cambi e vai al suono che ti interessa. Secondo me è molto comodo. C'è il preset, di modo da appunto andarsi a memorizzare sostanzialmente due suoni su un singolo pedale, il che permette di avere veramente tantissime sonorità sotto piede. Secondo me il prezzo non è sicuramente super popolare, ma è super corretto rispetto alla
immensa qualità contenuta dentro questi tre pedali, c'è veramente tantissima roba e davvero dei tre non so dirvi una roba che non vada bene, cioè sono tutti algoritmi stupendi, suoni stupendi, super utilizzabili in ogni genere musicale, veramente una bomba come fa sempre sostanzialmente Universal Audio. Ancora grazie a strumentimusicali.net e a Universal Audio per avermi dato questa possibilità e noi ci vediamo al prossimo video, mettete mi piace, iscrivetevi, tutto un po', ciao!